Proponiamo per... Darci meglio ai nostri incontri tematici, proponiamo ai servizi regionali dei questionari che ci permettano di raccogliere informazioni sullo stato dell'arte dell'argomento che trattiamo nell'incontro, appunto da presentare poi durante l'incontro stesso. Quindi adesso prendo veramente 5 minuti per raccontarvi un po' una sintesi della ricognizione che abbiamo fatto presso appunto le regioni relativamente alle tecniche e agli strumenti per la spazializzazione che sono in uso. E poi avremo gli interventi di Danilo Tognetti dell'Assam delle Marche e di Andrea Cicogna dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. E dunque, quello che abbiamo fatto, appunto, come vi dicevo, un questionario, no? E a questo questionario hanno risposto 16 regioni. E tra l'altro, ecco, vorrei approfittare per sottolineare il fatto che abbiamo una piccola novità, perché questa volta siamo riusciti a coinvolgere direttamente anche la ARSIAL del Lazio e abbiamo ripreso i contatti con il servizio agrometeo calabrese, che quindi entrambi diciamo che sono delle new entry rispetto ai questionari fatti negli altri incontri tematici. Insomma, ci tenevo a salutarli e a dare loro un benvenuto. Dicevo, 16 regioni hanno risposto al questionario, 12 producono dati spazializzati routinariamente per l'intero territorio regionale, tranne in un caso in cui la spazializzazione viene effettuata solo nelle aree agricole. E, su queste 12, vi dicevo, che producono, su queste 12, 10 producono dati spazializzati routinariamente, in due casi invece la spazializzazione viene effettuata solo su richiesta. Quali sono le grandezze spazializzate? Le trovate qui in elenco, quindi tutte e 12 le regioni che spazializzano temperatura e precipitazione, 7 anche l'umidità relativa, 5 la radiazione solare. Queste erano le quattro grandezze sulle quali il questionario aveva concentrato l'attenzione. Poi c'era la possibilità anche di segnalare altro, e in questo altro abbiamo raccolto informazioni su spazializzazione della bagnatura fogliare, velocità e intensità del vento, somme termiche, altezza della neve e giorni di pioggia. La risoluzione minima è prevalentemente giornaliera, ma in alcuni casi si presenta anche oraria decadale e anche mensile. Le grandezze spazializzate vengono, i dati puntuali provengono dalle reti agrometeo regionali o delle ARPA, e in alcuni casi a questi dati puntuali vengono aggiunti anche dati provenienti dalla Protezione Civile, enti terzi o anche stazioni delle regioni confinanti. Metodologie di spazializzazione e tipologia dei software utilizzati. In tutti e due i casi abbiamo lavorato per categorie, quindi abbiamo chiesto per tutte e quattro le grandezze sulle quali appunto il questionario si concentrava, quindi temperatura, precipitazione, umidità relativa e radiazione solare, quale tipo di metodologia di spazializzazione si utilizzi, quindi di tipo stocastico, deterministico o misto. Quindi nel grafico a sinistra potete per esempio vedere che per la temperatura in 4 casi su 12 viene utilizzato una metodologia di tipo stocastico, 3 deterministico e 4 misto. E, per quanto, ecco, diciamo che l'aspetto interessante è questo, che su 12 regioni 7 utilizzano la stessa tipologia di metodo per la spazializzazione per tutte e quattro le grandezze. In 5 casi invece si utilizzano due tipologie diverse che sono fondamentalmente o stocastico più misto o deterministico più misto. Per quanto riguarda i software, abbiamo anche qui lavorato su categorie, quindi abbiamo chiesto se il software fosse soggetto a restrizioni d'uso libero o col codice aperto. Quindi in 4 casi il software è soggetto a restrizioni d'uso, in uno è gratuito ma con codice non disponibile, in 7 casi il codice è aperto, quindi questa è una buona notizia.
Utilizzo delle variabili ancillari. Abbiamo chiesto se per la spazializzazione vengono utilizzate appunto altre variabili. Su 12 regioni che spazializzano, 11 utilizzano l'altitudine, 5 anche l'esposizione del versante, in 4 casi altre variabili ancillari, 3 distanza dalla costa, 2 distanza dal fondovalle e 2 pendenza. In un caso non vengono utilizzate variabili ancillari. Nel 64% dei casi vengono utilizzate due o più variabili ancillari, quindi altitudine più un'altra, almeno un'altra variabile ancillare, e nel 36% dei casi viene utilizzata soltanto l'altitudine. In fase di validazione, quali sono le metodologie che vengono utilizzate per la validazione? In 5 casi viene utilizzata prevalentemente la cross validation, che è interna o esterna, e sempre in 5 casi vengono utilizzati anche degli indici statistici per la valutazione dell'errore, prevalentemente l'RMSE e il MAE, e spesso in associazione, più altri indici statistici che trovate in elenco. Poi, per quanto riguarda la fase di calibrazione del modello di spazializzazione, abbiamo chiesto quale fosse il numero di stazioni che vengono utilizzate per la calibrazione per ciascuna grandezza. In questo caso abbiamo dei buoni numeri perché, per esempio, per la temperatura e la precipitazione, nell'80% dei casi viene utilizzato un numero di stazioni maggiore di 50. Così vedete lo stesso per la radiazione solare. Il 60% dei casi vengono utilizzate più di 50 stazioni, per l'umidità relativa nel 50% dei casi, quindi metà delle regioni che spazializzano utilizzano più del un numero di stazioni maggiore di 50. Oltre al numero di stazioni, abbiamo chiesto anche informazioni sulla lunghezza delle serie storiche utilizzate in fase di calibrazione per ciascun modello di spazializzazione. E qui vedete un po' i risultati, le percentuali un po' si abbassano, per cui per temperatura, per il modello di spazializzazione di temperatura e precipitazione, poco più della metà delle regioni hanno a disposizione delle serie storiche lunghe più di 20 anni, il 40% per la radiazione solare e il 50% per l'umidità relativa. Come vengono rappresentati i risultati? Anche qui abbiamo chiesto se i risultati fossero rappresentati su una griglia regolare, quindi una rappresentazione discreta, o se venisse piuttosto utilizzata una rappresentazione continua. E quindi qui vedete i numeri, 9 casi rappresentazione su griglia regolare e 3 casi si preferisce la rappresentazione continua, quindi di tipo vettoriale. La risoluzione è diversa, va da un minimo di un grigliato di 100 metri per 100 metri ad una massima di 1 km. In più, a partire dalle grandezze medio di base spazializzate, abbiamo chiesto se e quali fossero gli indicatori che vengono calcolati e qui ne vedete l'elenco. Quindi abbiamo che in 10 casi, 10 regioni calcolano con l'evapotraspirazione a partire dalle grandezze medio di base spazializzate, 6 il bilancio idroclimatico, 4 regioni calcolano gli estremi di temperature e precipitazione, in 3 casi gli indicatori di siccità. Sempre in 3 casi le informazioni fenologiche, in un caso non c'è nessun calcolo di indicatori derivati e in 4 casi vengono presi in considerazione, vengono calcolati altri indicatori che non avevamo messo in elenco e che sono bagnatura fogliare, indici bioclimatici, indici di vocazionalità car e carte integrate tra medio e rilievi in campo. Buongiorno a tutti, sono Danilo Tognetti, dell'Assam Marche. Farò una breve carrellata sulla nostra attività di spazializzazione dei dati meteo. E queste sono l'elenco delle variabili che noi usiamo di solito a spazializzare, che sono la temperatura, la precipitazione, umidità, bagnatura fogliare, con diversi passi temporali che vanno dall'orario, giornaliero, mensile e così via fino all'annuale.
A seconda dell'utilizzo e delle richieste, scegliamo una o l'altra variabile o uno o l'altro passo temporale. I dati di partenza provengono dalla nostra rete agrometeo regionale, che è attiva piuttosto, non, cioè, uniformemente, ma ci sono, come potete vedere, delle zone un po' scoperte. Sono circa 70 stazioni, non tutte sono le nostre, però diciamo più del 95% sono onesto, le altre sono gestite con dati a partire dagli anni 90, quindi da fine anni 90, quindi abbiamo superato il secondo decennio, quindi siamo a dati di più di 20 anni, sia a cadenza oraria che giornaliera. Vengono validati tutti i giorni, la manutenzione è interna, questo lo dico giusto perché secondo me è importante nei processi di spazializzazione ridurre il minimo e al minimo possibile il rischio di avere buchi e delle interruzioni, anche perché molte volte la spazializzazione serve a modellistica e quindi meno buchi ci sono e meglio è. I parametri sono quelli che vedete in questa piccola tabellina. Tutte le stazioni sono previste di temperatura, precipitazione, umidità, numerose, il bagnatore fogliare, quello che scarseggia un po' è il vento e le radiazioni. Vabbè, le radiazioni, la superficie delle Marche non è tanto grande, però il vento qualche animometro di più non farebbe male. Metodi, modelli, spazializzazione utilizzati, siamo partiti, diciamo, nel senso che qualche anno fa, da qualche anno utilizziamo per la temperatura media, minima e massima diciamo, un modello misto che aveva fatto vedere anche, che aveva parlato pure il professore Urlandini questa mattina, cioè fatto in due passaggi. Il primo che prevede diciamo una correlazione fra le temperature e due parametri orografici che sono la quota e l'esposizione. Abbiamo provato anche a utilizzare altre variabili, tipo la distanza dal mare, longitudine, che poi le Marche sono divise in fasce, diciamo, longitudinali, quindi distanza dal mare un po' corrisponde con la longitudine, e grosso modo è così. Però quei risultati più accettabili sono stati quelli con l'esposizione per quanto riguarda la temperatura. Il dato quindi di temperatura misurato su ogni stazione viene depurato, cioè sbattuto a terra, diciamo, togliendo la parte di temperatura, scusate, di quota e di esposizione in base a dei coefficienti di correlazione calcolati precedentemente. Ah, importantissimo, questo tipo di spazializzazione riguardano i mensili. Viene poi spazializzato questo dato, diciamo, depurato, lo chiamo così, T0, con un kriging ordinario. Il raster, il valore, sì, il raster ottenuto, poi viene risollevato punto per punto con la giusta quota e la giusta esposizione. Questa è una mappa che si ottiene, tipo quel genere che si ottiene, l'ordinario, il kriging ordinario fatto con ArcGIS, con la libreria geostatistica Analyst, che si trova a buon mercato. E, chiaramente, dati per la temperatura media, per la massima si ottengono delle buone correlazioni, per la minima non è granché, anche a livello mensile, come vedete, qui c'è un R quadro di un 0,48. Scarsetta, soprattutto nei mesi invernali. Poi è venuto Praga e Praga ha cambiato parecchie cose, nel senso che è molto comodo utilizzare, i risultati sono buoni rispetto all'impegno l'impegno che richiede, anche perché comunque siamo un servizio regionale, dobbiamo garantire e fornire certi prodotti. Praga permette di spazializzare varie grandezze, l'ha espresso benissimo prima Gabriele, che comunque l'ha sviluppato. Noi lo utilizziamo principalmente per le temperature e per le precipitazioni con i dati giornalieri che
che partono dal 1999, laddove ci sono dei buchi, li ricostruiamo con medie di stazioni vicine. Abbiamo sviluppato un piccolo applicativo che ci permette di caricare velocemente i dati ogni mese o ogni periodo che ci serve e poi facciamo queste elaborazioni. Un tipo di spazializzazione è quella su DEM. Un DEM, quello che utilizziamo per ora, è un 250 metri e adoperiamo per la stima di dati giornalieri, mensili, stagionali e annuali. E anche per anomalie rispetto al periodo più completo possibile, dal 99 al 2020, ok? Cioè in pratica l'intera vita della stazione. Il metodo di, anzi in particolare per la precipitazione, abbiamo osato di spazializzare anche il numero di giorni di pioggia e anomalie anche qui. Metodo utilizzato è l'IDV, cioè l'inverso della distanza, con il calcolo della distanza di tipo TAD, cioè quella orografica di cui ha parlato Antonini questa mattina anche lui. E se per qualche variabile, tipicamente per la temperatura massima, c'è, vediamo, una correlazione, sì, una dipendenza accettabile, significativa con l'orografia, questa è la quota, perché utilizziamo per adesso solo la quota, e allora la facciamo intervenire nel processo di spazializzazione. Questi sono alcuni esempi di mappe che abbiamo, che potete trovare sul nostro sito www.mete.marche.it. Qui per esempio nell'ultima, quella più a destra, che è una temperatura di marzo, sì, massima, si vede la correlazione con la quota, le varie vallate che attraversano la nostra regione. Altro tipo di spazializzazione è quello su una griglia regolare, 5 km. Anche in questo caso utilizziamo sempre il software Praga. Quindi succede che 5 km per 5 km nella nostra regione corrispondono a circa 401 punti. E anche qui usiamo lo stesso metodo, distanza topografica in un inverso della distanza, però siamo scesi nel dettaglio nella spazializzazione perché siamo scesi nel dettaglio orario. Sempre per la temperatura, precipitazione, umidità e bagnatura fogliare in questo caso inteso come 0 o 1, cioè c'è o non c'è bagnatura. E poi di conseguenza anche il giornaliero, temperatura media, minima e massima, precipitazioni totali, umidità e bagnatura come numero di ore. Questo è un esempio di mappa ottenuto con Praga con la spazializzazione di una precipitazione. Tutti questi dati. I dati di ingresso vengono ancora presi, pescati da un database Access che noi riempiamo giornalmente, quelli in uscita, quelli cioè che potete vedere sulla griglia, sono invece un database aperto MySQL. E la bellezza di Praga pure che permette di fare delle spazializzazioni su più giorni, su un periodo prolungato, impostando appunto una serie temporale. Per la bagnatura fogliare abbiamo provato vari metodi, vari modelli di stima. Alla fine, in finale erano andati il modello, quello SWEB, umidità all'87%, cioè c'è bagnatura, sì, l'umidità è maggiore del 7%, ha vinto l'umidità maggiore dell'87% perché SWEB è abbastanza complicato e richiede parecchi dati meteo. E sono anche io d'accordo che sarebbe meglio prima ottenere i raster delle variabili meteo e poi lì sopra calcolare l'indice, in questo caso l'indice è la bagnatura, quindi è complicatino considerare, sì, spazializzare la bagnatura secondo SWEB. E poi in effetti se riuscite a vedere questi indici, no, di stima, della bontà di queste spazializzazioni, non l'ho detto mai, però ogni metodo è stato sempre un po' testato con una cross validation. Ogni volta. Quindi potete, sì, si vede che l'umidità, il metodo dell'umidità maggiore 87% come prestazioni è paragonabile a SWEB. Poi, questo è una cosa mia personale, abbiamo provato a non solo usare i dati rilevati nella stazione, ma anche quelli stimati da modello.
È un territorio nuovo, questo cioè prendere i dati previsti dal modello, in questo caso il GFS, ad area globale 0,25, quindi una griglia piuttosto grossolana per un territorio piccolo come il nostro, prendere i dati stimati di temperatura, precipitazione e umidità e poi spalmarli lungo la griglia, quella a 5 km. Io capisco adesso che qualcuno storcerà un po' il naso, la bocca, non so, mi ricordo come si dice, comunque, perché una griglia così grande rapportata a una griglia invece di 5 km, non è. Però era giusto per vedere un po' quello che succedeva, come funziona. Ci avessimo i dati del cosmo, non sarebbe male. Spero che prima o poi, oppure c'era il Dalama, ma purtroppo è stato interrotto. Comunque, questo è quello un po' che si ottiene. Ho fatto riporto un po' di dati, un po' di mappe di quello che si ottiene utilizzando una spazializzazione per i dati pregressi con quelle delle stazioni meteo, come in questo caso. Magari ecco, questo è un ingrandimento. Questi sono i dati previsti su griglia della temperatura minima di un certo giorno. Okay? E questo invece è un sistema, scusate, questo è un sistema che a breve pubblicheremo sul nostro sito web in cui si sceglie un giorno, si sceglie un parametro e poi si vede la griglia di dati spazializzati stimati per quella scelta lì. Se il dato c'è, bene, se il dato non c'è, prende quello stimato dal modello GFS. Ok? Da questa mappa si vede la grossolanità del 0,25 gradi del GFS. E questo era un semplice confronto fra l'umidità 87% e la bagnatura corrispondente. Qui ho fatto una versione brevissima di cosa facciamo con l'influenza Giulia. La pioggia la interpoliamo con Natural Neighbor più correzione radar, temperatura, multiregressioni, detrading, insomma, con la topologia, se queste regressioni hanno un R quadro maggiore dello 0,4, altrimenti brutalmente con IDV. L'umidità, andiamo a interpolare l'umidità assoluta con l'IDV. E poi andiamo a ricostruire la relativa con le griglie di temperatura e pioggia. Però se l'insieme delle stazioni è tutta molto umida, allora semplicemente spalmiamo tutto con l'IDV. Ancora per il BF, anzi qua devo scusarmi con Danilo perché l'ho intortato io con Sweb, ma fatto sta insomma che alla fin fine utilizziamo anche noi come proxy banalmente l'umidità. Facciamo uscite orarie e giornaliere e la cosa che di più voglio sottolineare è che dal 2014 che il settore primario, che è l'agricoltura, in Friuli Giulia praticamente non utilizza più dati da stazione, ma solo dati interpolati. Quindi è un po' che abbiamo percorso questa strada. Questa è la versione super breve, magari forse possiamo dargli un po' di più contenuto e questo contenuto assomiglia molto a quello che abbiamo già visto, che altre persone hanno mostrato, interpolare cosa, interpolare perché e interpolare come. Cosa? Le nostre stazioni. Devo dire la verità che siamo abbastanza fortunati, ne abbiamo tante, tanti pluviometri, tanti termometri, tanti igrometri, molto vento, poco BF e poi altre variabili ancora. Insomma. Accanto a tutto questo esiste anche i prodotti radar, in particolare quello che ci interessa di più, quindi la pioggia stimata, insomma, da radar, con cui si possono, come dire, mescolare le cose, insomma. Ma la cosa più importante è interpolare perché, ovviamente, perché andiamo a interpolare? Ma essenzialmente perché da una parte abbiamo necessità di dati, interpolati a livello territoriale. La nostra esperienza e dall'inizio degli anni 2000, quando abbiamo cominciato a fare delle campiture relative alla peronospora, insomma, ma poi siamo andati avanti con altre cose. Adesso, ultimamente, diciamo, il nostro prodotto è un po' il bilancio idrico a livello territoriale, dove insomma, comunque si lavora in maniera molto spinta con pixelini piccolini, piccolini da 50 metri, e quindi insomma. Ci serve il dato territoriale.
Poi perché in realtà, soprattutto il settore primario, l'agricoltura, domanda dati su località che non sono coperte dalla rete. Insomma. Quindi cosa si fa? Di fatto gli dai il punto di griglia, praticamente. Ma c'è un'ultima cosa importante, secondo me, che stiamo parlando di dati, come diceva prima Gabriele, di pronta beva, meteorologici, non dati climatici, dove possiamo fare discorsi un po' più interessanti, ma questi... Se tu l'interpolazione la fai bene, e vedremo cosa intendo dire con bene, la qualità media dei dati che riesci a fornire, tutto sommato, è migliore di quello delle stazioni. Perché? Perché il trucco è nell'interpolare come, ha a che fare fondamentalmente con passare, una volta che acquisiti i dati, ovviamente per la validazione dei dati. E questo è inutile, non sto certamente a spiegare a voi cosa significa validare bene dei dati, ma diciamo è il punto nodale. Grazie a questa validazione, che come primo step è ovviamente automatica, e già, non so, a mezz'ora, no, da quando arrivano i dati, noi abbiamo un primo set, per esempio, di dati orari con diversi buchi, sì, però tutti quanti che hanno superato un primo livello, un primo screening, per cui di fatto questo di solito tagliamo via il 2-3% delle misure che ci arrivano, no? Quindi anche abbastanza, siamo piuttosto cattivini siamo quando tagliamo, ecco, con treni automatici. E poi andiamo a interpolarli automaticamente per avere delle uscite che sono orarie e giornaliere, complete su griglia e appunto su punti di griglia, su dati di località, insomma. Dopodiché, ovviamente il processo non è finito, c'è la validazione manuale dei dati, quindi tutti i dati che sono stati segnalati come sospetti vengono rivalidati manualmente, si va a reinterpolare tutto e quindi le uscite aggiornate, che sono aggiornate diciamo dopo due, tre, ecco, cioè quelle a lunedì si fa il lavoro del venerdì, diciamo, in linea di massima, di nuovo stesso tipo di uscita, quindi il database non è stabilissimo all'inizio, le griglie non sono così stabili. Tutto quanto per il settore, diciamo, agricolo viene in questo momento ridistribuito su un portale sviluppato dall'ente di sviluppo agricolo, dall'ERSA, di Friuli Venezia Giulia, portale che insomma è diventata qualcosa che deriva dal, diciamo, dal PSR, per cui lì si cerca di mettere tutte queste informazioni che sono non solo meteo, ma anche ovviamente modelli, agrometeo, fitoiatrici, eccetera, eccetera, eccetera. Come facciamo? Adesso entriamo meglio nel come. Un po' come abbiamo visto un po' tutto oggi, questa è la pioggia del 10 di aprile, dal dato puntuale passiamo al dato interpolato, semplicemente con grading molto semplici, utilizziamo Natural Neighbor anche noi, ci dà meno problemi, è comodo e semplice, tutto sommato dà delle mappe abbastanza credibili. Attenzione, poi quando uno ha 200 stazioni può adoperare più o meno quello che vuole, alla fin fine le mappe gli vengono sempre, comunque sono tutte abbastanza credibili, insomma, con il vantaggio e questa è la nostra uscita tipo, cioè grigliature di 500 metri per 500 metri che sono sempre le stesse, utilizziamo sempre la stessa griglia, sempre le stesse limiti, in modo da poterle sovrapporre tranquillamente. I 500 metri non sono così per caso, perché poi l'unità che ci dà il nostro radar, per cui poi il dato meteo interpolato da stazione può essere corretto con quello radar oppure viceversa, insomma mettetele come volete, ma di fatto si può avere già una delle mappe orarie, giornaliere, con dove il dato radar e il dato di pioggia di stazione vanno insieme. Per 2 anni il nostro radar è rimasto fermo, quest'anno dovrebbe ripartire, speriamo bene, insomma, di riuscire a ripartire bene, insomma. Per quanto riguarda il dato di invece temperatura, qui c'è la gelata del 7 di aprile, la minima che abbiamo avuto, è chiaro che da questo dato puntuale voglio avere una mappa di questo tipo, dove si vedono bene le montagne, si vede che c'è un effetto costa, insomma, per cui un grid indiretto, sì, certo, potrei fare tutti i drift direttamente con
non so, con Krieg, però di fatto facciamo delle multiregressioni dove per ogni stazione abbiamo classificato quali sono gli effetti principali. Noi utilizziamo questi quattro: altitudine, effetto pianura, effetto costa, effetto tarvisiano, per cui, come vi dicevo, facciamo delle belle multiregressioni. Se la multiregressione fatta ora per ora, giorno per giorno, è troppo bassa, a questo punto passiamo l'IDV. Eventualmente, se qualcuno interessa, poi utilizziamo eventualmente, in caso di inversioni termiche, un quinto grado, insomma, cerchiamo di fare, diciamo, a questo termine qua si amplia di molto, ma se abbiamo un attimo di tempo poi vi mostro alla fine. Per cui abbiamo le varie grigliature, il DEM, un DEM modificato dove andiamo un po' ad alzare la quota delle valli per tenere meglio conto delle temperature minime, insomma andiamo un po' a colmarle, le alziamo di quota e utilizziamo a seconda dell'R quadro dove batte meglio una o l'altra. Abbiamo poi appunto effetti di costa, che diciamo di vicinità di vicinanza del mare, che diciamo diminuiscono molto rapidamente da 1 a 0 nell'arco di pochi chilometri. Abbiamo un effetto di pianura che utilizziamo relativamente poco, e poi abbastanza importante, che ha molto a che fare con quanto ha parlato Simone questa mattina, no? Questo è un effetto a grande scala, no? Qui nel verde vediamo il bacino del Mediterraneo, qui a Tarvisio vediamo già il Danubio, la valle del Danubio, dove fa più freddo, insomma, e questo è uno di quei elementi che cerchiamo di far comparire nelle nostre mappe. Per cui alla fin fine, andando a, diciamo, l'equazione trovata volta per volta viene applicata e poi eventualmente restituisco gli errori spalmati con IDV sulla mappa finale. E quindi ottengo mappe di questo tipo, dove si vede che esiste una montagna, si vede che c'è un effetto di costa e, diciamo, con gli errori, andando a restituire gli errori, vediamo appunto la differenza tra una stazione più fredda, come in questo caso, e una più calda, siamo sempre in pianura, dove si vedono bene, comunque, come in questo specifico caso, ci sono delle differenze anche importanti proprio sulla pianura stessa. Per cui, tanto per farla rapidissima, questo è quello che noi facciamo. Mi scuso ancora con Danilo che l'ho fatto diventare matto su sta roba qua. Uscite orarie giornaliere e, ripeto, dal 2014 tutto sommato stiamo utilizzando solamente nel settore primario dati interpolati e niente più.